No, ma... Allora, due parole anche su questo rosé, rosé Grand Cru. Questo è la... Prima qualcuno mi chiedeva dei prezzi, questa era come comincia a andare su 80 euro a bottiglia, quindi è una bottiglia importante. Le altre, il 45, il primo l'ho assaggiato, il Blanc Blanc, 38 il Tradition, 48 il Grand Cru Blanc Blanc, e questo appunto sugli 75-80 euro, sono fatto conto, una cifra abbastanza impegnativa. Questo è tutto Pinot Nero, 100% Pinot Nero, quindi completamente diverso rispetto... No, il champagne vi assicuro che anche i grandi esperti non si azzardano mai né a dire se è un champagne assemblaggio, né a dire se è uno un rosato per Salasso, cioè perché è praticamente impossibile dal naso, dal gusto, veramente difficile. Questo è appunto Ambonnet, quindi uno dei più grandi villaggi, più famosi, avete conosciuto tutti, magari non avete assaggiato, ma conoscete Claude Ambonnet, che è lo champagne più caro che esista, 3.000 euro del club, pochissimi bottiglie, è uno champagne meraviglioso, e Ambonnet proprio scelto di fare, loro fanno Claude Menil e Claude Ambonnet, top secondo loro dello champagne bianco è Menil, e il top del champagne nero è Ambonnet, quindi questo è il Pinot Nero migliore che possiamo fare il champagne. Fatto per appunto macerazione, non è con l'assemblaggio del vino rosso, e ha questo colore molto, molto importante, un po' da chiaretto, non da rosato, ma soprattutto la struttura, perché è uno champagne che punta sul naso ma in maniera discreta. Ovviamente il bocco, il naso è bellino, c'è il tè bergamotto, c'è anche qui il mandarino, c'è la frutta rossa, ovviamente le fragole, c'è il melograno, c'è della liquirizia, c'è dell'alloro, ci sono un po' di erbe aromatiche anche. È un però più che il naso a colpire direi proprio il palato. Ha un effetto simile a quello che faceva il gruba del Blanc, però con la forza dell'uva nera, quindi c'ha una struttura veramente quasi da Borgogna, quasi da una Borgogna, un villaggio di Borgogna, però con la leggerezza, la classe e eleganza di uno champagne. È uno champagne un po' particolare, un po' da vista più prezzo, un po' da esperti, non è che uno arriva e regala questa bottiglia perché rischia di non essere compresa, di non essere percepita per quello del suo livello, però direi che a livello di struttura, a livello di piacevolezza, a livello di lunghezza, veramente è uno champagne perfettamente gratuito. Quindi tutto ciò che faceva prima, la maturità delle uve, la ricchezza di sapore, la persistenza al palato sono sicuramente eccezionali. E come abbinamento, ad esempio, questo è uno champagne da carne, anche su un pesce per quanto strutturato sarebbe un po' sprecato, questo veramente è da fare magari con carne rossa, anche se secondo me su una bistecca non ci sarebbe male, ma sulla carne bianca appunto è un po' cinta senese con tutta la sua grassezza, con il suo sapore molto particolare, sicuramente penso sia stato bene. Però anche il Blanc Blanc magari accanto per un certo tipo di gusto poteva essere diverso. Uno c'è il giudizio nei confronti di rosé, ci sono tanto, compreso il fatto del prezzo, perché i rosé costano cari anche perché sono difficili da fare, non solo perché ti vogliono far caro, c'è anche una, è difficile attaccare il colore, è difficile lavorare in una certa maniera. Lascia parola a Paolo, così se avete curiosità sul menù vi racconta qualcosa.